Nel frattempo, nelle ultime ore si è sovrapposta la questione della RAI. Già ieri ho avuto modo di fare un appello a Draghi, perché bisogna cominciare dalle regole del servizio pubblico e della nuova RAI, se si vuol dare un segnale all'intero paese. Guardate, questo governo istituzionale c'ha un problema. La legge che è attualmente in vigore, di fatto fa sì che l'amministratore delegato della RAI sia una sorta di ministro per la RAI, cioè nominato dal governo di turno. Fintanto che ci sono i governi di parte, e il governo di turno nomina, e quindi per noi cittadini non va bene, perché ragioniamoci un attimo intorno a questo concetto. Se noi siamo un potere di controllo, può il controllore essere nominato dal controllato? C'è un elemento proprio di corruttela intellettuale in questo tipo di meccanismo. Ma tant'è, questa è la legge. È un ministro per la RAI, l'amministratore delegato, viene nominato dal governo. In questo momento al governo, salvo Fratelli d'Italia e qualche formazione dissidente dal Movimento 5 Stelle, ci sono praticamente tutti. Allora, semplicemente noi diciamo, dovreste trovare un accordo sui nomi, trovatelo sulle regole, è la cosa più giusta da fare per liberare questa risorsa preziosissima della RAI, per liberare i dipendenti della RAI che si trovano sempre al centro di una serie di situazioni incresciose come quella di questi giorni, nel momento in cui c'è sempre qualcuno a discutere in sede politica di come debba funzionare e di chi debba in qualche modo occuparsi di Rai.